Buongiorno, in questa pillola di yoga volevo parlarvi un po' della respirazione, che è proprio una delle parti fondamentali dello yoga, è la base della pratica. E in sanscrito respirazione si dice pranayama, che significa sia controllo che direzione del respiro. La pratica yogica si apre sempre con un ciclo di pranayama e anche molte volte si conclude proprio con la respirazione, perché ci ricordiamo che lo scopo dello yoga, della pratica, è diciamo rilassare il corpo attraverso tutta la pratica fisica delle asana per favorire lo stato meditativo. Tutto questo avviene attraverso il respiro. Ci sono tantissimi tipi di respirazioni, più di 10, e ogni respirazione ha un effetto, un beneficio, uno scopo diverso. Volevo partire dalla base, dalla respirazione completa, la respirazione yogica che si dovrebbe tenere per sempre, per tutta la pratica. Questo respiro yogico parte dalla base dell'addome e sale, gonfiando l'addome, la cassa toracica, arriva alle clavicole. L'aria con l'espirazione ridiscende alla base. Il respiro è sempre lento, lungo e profondo dalle narici. Quindi proviamo a fare qualche ciclo di respirazione completa insieme. Inspiro 3 tempi, gonfio l'addome, arrivo all'altezza dell'ombelico. In altri 3 tempi arrivo al cuore. 2 tempi, clavicole. Espirando, ridiscendo alla base. Di nuovo. Questo respiro così profondo inizia a massaggiare tutti gli organi interni, a portare ossigeno e prana, che è la nostra energia vitale, che inizia così a scorrere nel nostro corpo. Un altro tipo di respirazione molto efficace, soprattutto da fare a stomaco vuoto la mattina, è una respirazione molto attivante, si chiama respiro del fuoco, Kapalabhati in sanscrito. È una respirazione che serve proprio per stimolare la digestione, aumentare l'ossigeno nel cervello, pulire i lobi frontali del cervello e diciamo energizza e tonifica tutto il sistema. Assolutamente da evitare per donne incinte, per persone che hanno problemi cardiovascolari. Ve la mostro un momento. Questa respirazione, come potete notare, si tratta solo dell'espiro attivo. Mentre espiro, l'addome rientra, l'ombelico come se volesse andare verso la colonna vertebrale. Questo movimento dell'addome a stantuffo stimola tantissimo la digestione, aumenta appunto i succhi gastrici e porta tantissimo ossigeno al cervello. Proviamo insieme. Ci concentriamo proprio sulla punta del naso. Idealmente come se volessimo scacciare una mosca dalla punta del naso con l'espiro. Quindi inspiro 3/4 dei polmoni e solo espiro attivo dalle narici. Chiaramente per i principianti si parte piano perché è molto possibile che la testa giri le prime volte, mentre per i più esperti si fanno 60 secondi, quindi un minuto con uno o due colpi al secondo. Invece una respirazione calmante, utilissima da fare per chi ha problemi di insonnia o di ipertensione, si chiama Chandra Vedana. Questa respirazione si effettua portando la mano sinistra appoggiata sul ginocchio sinistro con il pollice e indice a contatto, le altre 3 dita distese. Con la mano destra il pollice chiuderà la narice destra, queste 2 dita rimangono chiuse nel palmo, anulare e mignolo, le useremo invece per la narice sinistra. Inspiro profondamente da entrambe le narici. Chiudo la narice destra, espiro tutto da sinistra. Inizio, inspiro 4-5 tempi da sinistra. Chiudo la narice sinistra, espiro da destra per il doppio del tempo dell'inspiro, quindi 8-10.
Di nuovo, inspiro sinistra. Chiudo, trattengo. Espiro destra per il doppio del tempo. L'ultima volta, inspiro sinistra. Chiudo, trattengo l'aria. Espiro a destra per il doppio del tempo. Questa respirazione lavora sull'emisfero destro del cervello, perché la narice sinistra è collegata all'emisfero destro, la narice destra al sinistro. E il nostro emisfero sinistro, il nostro emisfero destro è la parte nostra femminile, creativa, emotiva, quindi questa respirazione porta ossigeno a questo emisfero del cervello, creando proprio un effetto calmante su tutto il sistema. C'è la respirazione opposta, che invece si chiama Surya Vedana, che chiaramente partirà da destra per arrivare all'emisfero sinistro e ritorno. Ve la faccio vedere. Questa invece, al contrario, è una respirazione attivante, energizzante, che lavora sull'emisfero nostro razionale, sul nostro aspetto maschile, sul diciamo il sole, quindi le qualità attivanti. Quindi, come per l'altra respirazione, inspiro profondamente da entrambe le narici, chiudo la destra, espiro tutto da sinistra. Questa volta inizio inspirando da destra, sempre in 4-5 tempi. Chiudo la destra, trattengo. Espiro da sinistra, il doppio del tempo. Di nuovo riprendo da destra, 4-5 tempi, inspiro. Chiudo, trattengo. Espiro sinistra. L'ultima volta, inspiro destra. Chiudo, trattengo, espiro sinistra per il doppio del tempo. Di solito è consigliato fare almeno 8 cicli da entrambe le parti per avere dei benefici. Al termine di ogni respirazione si rimane a occhi chiusi e si osservano i possibili cambiamenti già nello stato mentale, emotivo e fisico. L'unione di queste due respirazioni insieme si chiama Nadi Shodhana, che è una delle respirazioni proprio più importanti di tutto lo yoga. E questa respirazione equilibra proprio entrambi gli emisferi del cervello, quindi è importantissima. Se si riuscisse a fare almeno 10 cicli tutti i giorni, si otterrebbero dei benefici enormi. Quindi, unendo queste due respirazioni, il movimento sarà questo. Ora ve lo mostro. Quindi si inizia sempre inspirando da entrambe le narici. Chiudo destra, espiro tutto da sinistra. Inizio, inspiro da sinistra per 4-5 tempi. Chiudo sinistra, trattengo. Espiro destra. Riprendo inspirando da destra. Chiudo. Espiro sinistra. Inspiro sinistra, visualizzo l'emisfero destro del cervello. Chiudo, trattengo, espiro destra. Inspiro destra, visualizzo l'emisfero sinistro. Chiudo, trattengo, espiro sinistra. Inspiro, da sinistra visualizzo il colore bianco. Chiudo, trattengo. Espiro da destra.
Inspiro destra, visualizzo il colore rosso. Chiudo. Espiro sinistra. Inspiro sinistra, visualizzo la luna. Chiudo, trattengo. Espiro destra. Inspiro destra, visualizzo il sole. Chiudo. Espiro sinistra. Riporto la mano sinistra, la mano destra sul ginocchio destro. Rimango occhi chiusi, osservo i cambi, le sensazioni. È consigliato fare almeno 8-10 cicli di questa respirazione a narici alternate, come abbiamo visto. Le due narici sono collegate ai due canali energetici principali che scorrono a lato della nostra colonna vertebrale, e quindi questi due canali rappresentano anche un po' tutte le nostre diciamo dualità, il maschile e il femminile, il caldo, il freddo, il giorno e la notte, la luce e il buio. Per trascendere queste due dualità di cui ognuno di noi è composto, l'energia si deve riunire nei chakra alti, in questi punti energetici in cui l'energia poi si riunisce e, diciamo, trascende da noi. E per fare questo la respirazione proprio riequilibra, al di là del nostro corpo fisico, lavora in profondità su quello che è il nostro corpo energetico, quindi è importantissima nella pratica yogica, proprio la base di tutta la pratica, al di là dei benefici che proprio sono tangibili, immediati, sia per chi ha bisogno di rilassarsi, quindi magari respirazioni che è consigliato fare verso sera per anche favorire il sonno, e invece respirazioni attivanti, ideali da fare la mattina a stomaco vuoto. La respirazione, come ho detto, ci introduce a quello che è il profondissimo e enorme mondo della meditazione. Proviamo in questi pochi minuti a capire che cosa vuol dire proprio concentrarsi sul respiro e iniziare a portare la concentrazione sul nostro respiro e su certi punti energetici. Chiudo gli occhi, la schiena deve essere sempre dritta, le spalle basse, rilasso tutti i muscoli del viso e inizio a osservare il mio respiro, l'aria che entra ed esce dalle narici. Come abbiamo visto, questo respiro deve partire dalla base dell'addome, quindi non è un respiro di torace, ma un respiro molto più profondo. E concentro la mia attenzione sui cinque sensi. Anche a occhi chiusi mi concentro quindi sulle sensazioni nelle mie mani, quindi il tatto, su quello che vedono i miei occhi in questo momento, su quello che ascoltano le orecchie, sul gusto, e rimango in ascolto, divento testimone, cerco come di distaccarmi da tutte queste sensazioni, di osservare il mio corpo. La stessa cosa faccio con i pensieri, rimango occhi chiusi. Porto la mia attenzione nel punto tra le sopracciglia, un chakra importantissimo, il terzo occhio. Lì visualizzo i miei pensieri, li proietto come su uno schermo bianco, i miei pensieri attuali, i miei pensieri ricorrenti. Li porto, li visualizzo, li proietto lì e poi li lascio completamente andare. Divento così testimone anche dei miei pensieri. Ora porto la mia attenzione al centro del petto, nel mio cuore spirituale, la parte, l'unica parte di noi
sempre pura, immortale, eterna e in pace. E collego con il respiro questo punto al terzo occhio, il punto tra le sopracciglia. Inspiro, disegno come un semicerchio di luce dal cuore spirituale al terzo occhio. Espiro, dal terzo occhio, ritorno al cuore spirituale. Inspiro, cuore, terzo occhio, recito mentalmente la parola So. Espiro, terzo occhio, cuore, recito mentalmente la parola Ham. Soham è un mantra. I mantra sono delle parole che hanno un fortissimo significato spirituale e energetico, e questo significa io sono spirito, quindi mi riconnetta al mio vero stato, alla mia vera natura di essere di pura energia, di essere incarnato in un corpo fisico, ma di ben altra natura che meramente il corpo. Continuo questa respirazione collegando questi due punti energetici e poi lentamente lascio andare il respiro, non lo controllo più. Cerco di riportare l'attenzione al respiro e a questi punti che ho nominato. Ogni volta la mente cercherà di vagare, cercherà di distrarmi con dei pensieri, qualsiasi sollecitazione del mondo esterno. Con la meditazione cerchiamo proprio invece di interiorizzarci, di staccarci dagli stimoli esterni e di concentrarci proprio sul respiro. E sull'osservazione di quello che succede dentro di noi.